Solo non posso difenderlo. E non ho il diritto di sacrificare voi altri. Andiamo. Mi arrendo. Ricordatevelo però. Lo faccio solo per voi. Meno male che si sono messi d'accordo. Forse potremmo chiedere l'onore delle armi, capitano. Beato te che ti consoli con queste fesserie. Chiedere l'onore delle armi a quello. Ma lo sai chi è? Buongiorno. Prima cosa, i muli? Prima cosa, il saluto? Ladro. Domandagli se è pronto a discutere la resa. Domandi perché si vergogna a guardarmi in faccia. Domandagli se lo sa che siamo in guerra. E gli domandi se è anche in pace, così figlio. Ma cos'è questa bufonata? Siete qui per arrendervi e non per insultare. Digli le condizioni di resa. No, gliele dico io le condizioni. Voglio l'onore delle armi. Bravo, capitano. Sta zitto tu. L'onore delle armi. Cosa? Ho detto onore delle armi! È un'antica usanza. Il reparto sfila in pieno assetto di guerra, mentre noi presentiamo le armi come se avessero vinto loro. Dico, volete scherzare? Adesso sono le 11:41. Avete quindi un'ora per lasciare le armi dentro il forte e far uscire i vostri uomini. Fra un'ora apro il fuoco. Ah! Fra un'ora apro il fuoco! A chi se ne frega se apri il fuoco? Che ti aspettavi? Aspetta, che mi mettessi tutto a tremare dalla paura? Ladro! Vieni pure a prendermi fra un'ora e ti accorgerai chi è il capitano Blasi! Lasciami! Tu che ne pensi? Resisteranno? Sì, senza armi. Ma che cosa stiamo aspettando? Posso dare l'ordine di sparare? Il termine è già scaduto. E cosa vuoi fare? Ammazzarli tutti? In fondo non è colpa nostra. E sarebbe uno sbaglio perdere tempo in questo modo. Penseranno che non facciamo sul serio. Treveta. Sì, signore. Andate laggiù e radunate quegli uomini. Sì, signore. Ehi, hey, Hillary. Sì? Per favore, offrite al capitano Blasi un passaggio fin qui. Sì, signore. Mandare addirittura a prenderlo, poi? Beh, è così, una cortesia. Avanti, ragazzi, mettetevi tutti qui in fila, che se state buoni vi faccio anche una bella fotografia a colori. Noi contenti a renderci ai fratelli bianchi. Potere avere un po' di tè? Ma certo, con le tartine. Soda, bravi, non fatevi pregare. Animo, venite qui voi. Se ne sono andati. Andati chi? Gli italiani, non ce n'è più uno. E come? Sono scappati dall'altra parte dicendo agli indigeni di uscire alle 12:41. Non gli hanno lasciato un orologio, però. Ti hanno fatto la sorpresa. Quel Blasi, cosa crede di ricavarne? Potevamo anche circondare il forte, ma forse avrebbe avuto l'aria di un'operazione militare. Rimanda 4 autocarri al comando con gli indigeni e noi inseguiamo gli italiani, svelti! Ma se hanno un'ora di vantaggio? Non andranno lontano, sono a piedi! Magari fossimo a piedi anche noi, come vuoi che ci arrampichiamo lassù coi carri? Non lo so, ma ci proveremo! Ma ne vale la pena, non saranno certo quei 40 italiani a vincere la guerra! Nell'esercito inglese né io vogliamo passare per fessi! Ma specialmente io!